dentro la fa palla, un eh? certo Te tipo vorrei di lavoro che spiegare Raffaele Perna non ha. Se mi questo? dici Che perché lavoro non fa? giocano tutti e due, Lasciamo in potremmo zecca. anche essere Io non sto d'accordo. dicendo che ha giocato male Perna, sai? Non lo sto dicendo. Dico che in certe situazioni di gioco Scappini Ma l'ho detto farebbe io? molto Scusa, comodo. Henry, posso dire una cosa solo? Perché Prego. qui si Io vorrei complica. far parlare Allora, a proposito degli allenamenti, l'ultimo che ce l'ha detto è stato esonerato. Poi Tedeschi dice che dovevamo andare a vedere l'allenamento, mi sembra molto meglio di quelli che No, giocano. Comunque, al senti, di là di qui c'è questo, una punta di sfastidiamento. senti, fammi finire però. Allora, l'attaccante Da fa di mestiere, farà un tipo di lavoro, che non so, l'ingegnere, il gioco. Però invece l'attaccante, invece di fare parte. deve Adellino, mica, scusa, segnare. ma basta vederli L'attaccante fisicamente come bisogna sono che fatti. segna. Uno c'ha un tipo di struttura, un altro c'ha un altro Sì, ma tipo di l'attaccante oltre a struttura. Uno segnare, gioca al che limite dell'area piccola, uno va a deve prendere i palloni a centrocampo. Abbi pazienza. fare? Si vede che per quel tipo di partita Baldassarri evidentemente è inopportuno Sì. schierare un giocatore che gli dava un certo contributo anche in fase di copertura, piuttosto che un giocatore che Ma com'è che te nelle ultime partite? staziona, tipo, Non mi te staziona convinci. Ma nelle sulla linea ultime di gol. partite Riganò era meglio. Tutti meglio di Scappini. Ma noi. Riganò mi sembra che A non noi abbia mai non ci schierato convinci. Baldassarri, non l'abbia No. mai schierato, mi Però sembra. prima Giorgini Ma Giorgini faceva. non c'è più. Vabbè. Niente? Diciamo. Se ce l'avevo mandava pubblicità, che basta, siete noiosi. Andrea, Perché noi lo tu che eri sappiamo? in gambo, no? Insomma, la partita l'hai vista meglio di tutti e il resto di noi messi insieme. Mo che ti dice che deve giocare Scappini, no? Ma no, io non voglio parlare, se siete voi a fare polemica al minuto 5 della trasmissione, mi sembra prematuro, si poteva aspettare anche un po' più in là. No, dico che un'occasione grossa buttata via stavolta, però. L'analisi, cioè, mi sembra proprio semplice, non, abbiamo giocato Sì, meglio. abbiamo espresso un buon calcio, anche con un avversario che non era sicuramente di livello importante, però ecco, abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo creato tanto, questo è il grande rammarico, abbiamo sviluppato molto, due occasioni proprio a tu per tu col portiere, abbiamo mancato delle ripartenze facili, però succede, è un momento così dei nostri attaccanti, l'importante è comunque essere in quelle zone dove arriva la palla, dove si può buttare la palla dentro. Purtroppo non sta avvenendo, ma tutto sommato abbiamo fatto una discreta partita e meritavamo ampiamente i 3 punti. Siamo contenti perché abbiamo comunque dato continuità, sappiamo che c'è ampio margine di miglioramento e che ci dobbiamo sforzare per arrivare ad essere una squadra che può puntare a qualcosa di importante. E ad oggi ancora non ci siamo, c'è da lavorare molto e lo dimostra anche il fatto che quando non fai gol, poi gli avversari con poco, con molto poco, come è successo domenica, rimettono in piedi una partita che noi abbiamo dominato sotto tutti i punti di vista. Non è un caso, cioè non è che da dire mo agli attaccanti o mettere sotto processo gli attaccanti. È successo, abbiamo sbagliato gol facilissimi domenica, no? Anche l'occasione di Perna, senza 2 contro 1, Rigoni e Perna, hanno fatto la giocata giusta, purtroppo quella palla è passata sotto la gamba di Raffaele, questo succede a chi gioca, fa parte del calcio, succede a tutti i livelli. Logicamente l'abbiamo pagato a caro prezzo, ma non soltanto l'occasione di Perna. Il gioco ha funzionato, di questo sono contento e si è lottato tanto e abbiamo corso tutti quanti, quindi mi fa ben sperare. Logicamente c'è un grosso rammarico perché abbiamo buttato 2 punti. Bene, adesso io mi pare che dalla partita non è che ci sia più tanto da dire. Dopo facciamo la rubrichetta delle pagelle, però insomma la liquidiamo facile. Settimana siamo stati anche gentili. Adesso, visto che finalmente è tornato un giocatore qui in trasmissione, volevo chiedere, ma queste famose 5 partite con 5 sconfitte di fila, tra cui il derby, che insomma, non è proprio un bel ricordo. Ma che diavolo è successo? Si può sapere o no? Perché in conferenza stampa, quando è stato presentato Baldassarri, Dominici si è chiaramente detto c'era una parte di spogliatoio che remava contro il tecnico Giorgini. Se lo dice il numero uno della società, qualche cosa vorrà dire. Poi però, se uno si fa 4-5 domande, dice, ho capito, ma chi gli rema contro? Chi fa giocare? Insomma, mi sembra Ma un controsenso, no? io mi sono, cioè, mi dissocio dalle parole dell'amministratore perché vivo di spogliatoio, quindi so che ci sono dei problemi che ci sono in tutte le squadre del mondo. Siamo tanti ragazzi con tante teste diverse, ma queste spaccature che sono state dichiarate magari sono state dichiarate dall'amministratore anche perché è un periodo a caldo, magari di nervosismo anche da parte sua, perché ci può stare, no? Uno sfogo, un... No, Ma lui poi, non so se io lei è stato nessuno ha questa voluto, conferenza stampa, nessuno io si è c'ero. permesso di.
Ma lui ha aggiunto anche, siccome un'idea di chi era e chi non era, ce la siamo fatta, a gennaio trarremo le nostre conclusioni. Ha detto parole grosse in quell'occasione. Io parlo a nome di tutta la squadra, dei miei compagni di squadra. E nessuno ha voluto fare del male a Giorgini. I risultati non sono venuti, dispiace per il mister, che è una bravissima persona. Non sono venuti perché abbiamo sbagliato sul campo, l'ho già detto in altre circostanze e l'ho detto anche qua. Abbiamo perso partite dove... le colpe dell'allenatore non c'erano, tipo la partita col Perugia dove l'abbiamo dominata, abbiamo fatto una sciocchezza difensiva che può succedere, abbiamo perso il derby. Vedo Gigi si è ingrugnito sulla partita del Perugia, c'ha molto da ridire sull'allenatore lui. Vabbè, io dico è stato è stato un errore individuale che può succedere, quantomeno prendi un punto, poi dopo il mister è quello che sceglie come, dove e quando giocare, sostituire. Io dico che la partita si è persa per un errore banale. Senti. No, allora erano in 10, magari. Finisco. Un attimino. Anche quella col Taranto. Quindi nessuno ha voluto remare contro il mister. Ripeto che queste spaccature io l'ho presa come uno sfogo da parte dell'amministratore, come uno sfogo perché le cose non stavano andando nel verso giusto, perché abbiamo sbagliato, noi calciatori abbiamo sbagliato tanto. Cioè, avrà fatto i suoi sbagli anche Giorgini, per carità, siamo tutti umani, ognuno ha le sue responsabilità, questo è poco ma sicuro. Però io l'ho interpretata in questa maniera, perché, ripeto, vivo lo spogliatoio, ho una certa età, sicuramente ci sono dei problemi, ma come ci sono alla Roma, come ci sono all'Inter, siamo tanti giocatori, c'è chi è scontento, c'è chi gioca poco. L'Inter è stato l'esempio per tanti anni. Scherzo, Andrea, dai. L'Inter è stato interista, l'esempio, l'esempio di come non fare una squadra è stato l'Inter per tanti anni. Era una battuta, dai. E quindi io l'ho interpretato in questo senso qua. Senti, una domanda. Visto, se vuoi vai magari a risentire le parole di Giorgini, visto che queste trasmissioni sono poi messe e stanno tutte su YouTube, in internet, Giorgini ha detto a questa trasmissione che ha maturato la decisione di andar via durante il secondo tempo della partita del derby col Perugia, perché ha visto la squadra che, nonostante le sue direttive eccetera eccetera, faceva praticamente, non gli dava retta e giocava con lanci lunghi in un modo completamente diverso da quanto lui aveva dettato e da quanto lui si aspettava, e ha detto questo. Potrebbe essere ricollegato quindi questa dichiarazione di Giorgini qui in televisione a quanto detto prima? Cioè che qualcuno... da lui, esattamente. E da me, l'ha detto... Sì, sì, da quanto lui ha riportato, evidentemente, ma certo. Io rispondo così, che è entrato Riganò e abbiamo cercato di giocare palla su di lui, non ci è riuscito. Cioè, non... perché avrebbe detto così? Ecco, no, questa è la domanda. Vabbè, il mister ha detto così, ma non è che voleva dire nelle sue parole che la squadra l'ha fatta apposta. Sono due cose... No, lui ha detto, è vero, lui ha detto queste... però che ha maturato... Queste parole che ha detto lei adesso, queste parole che ha detto lei adesso possono essere interpretate in tanti modi. Giorgini ha detto che la squadra non ha risposto alle sue direttive. Succede in tutte le squadre che i giocatori non rispondono, infatti, alle direttive della, quindi. Ma perché maturare proprio in quella, cioè perché dire? Io sono rimasto perplesso, vabbè, sinceramente. Ecco. Posso dire una cosa? Abbiamo capito. Sono perplesso. Non sono d'accordo su quello che ha detto Bussi sulla partita col Perugia, però invece sono perfettamente d'accordo. Però invece non si dice. Sono perfettamente d'accordo su questo discorso dello spogliatoio. Allora, innanzitutto Dominicis, vabbè, quel giorno l'ha detto, ma non ha detto che Dominicis abbia ragione. No, ma magari, ripeto, può essere uno sfogo anche da parte di un amministratore. Ah, sarà uno sfogo. Cioè, insomma, ragioniamo un attimo su cose semplici, no? Voi pensate che una squadra perde apposta un derby perché c'è l'allenatore? No. Ecco, allora, non diciamo sciocchezze. Né da cioè, posso dire io che questa è una sciocchezza di Dominicis, se si era detta è una sciocchezza anche di Giorgini. Allora, se una squadra al limite ti può remare contro, cosa che succede secondo me raramente nel calcio, a nessuno piace perdere, lo potrebbe fare in allenamento chi non gioca, ma chi gioca non è che ti rema contro, perché se lo fai, quelli che faceva giocare Giorgini sono sempre quelli, erano, e quelli chiaramente non avevano alcun interesse a remare contro, quindi sono sciocchezze. Soprattutto poi, dicevo, perdo una partita che non conta nulla, qualche volta è successo nel calcio, ma non assolutamente in un derby. Questa è una sciocchezza, non so chi l'ha detta, se qualcuno l'ha detta. Questa squadra, evidentemente, quel giorno col Perugia, un po' per l'errore che diceva prima lui, un po' per alcune mosse sciagurate del